tornano i grandi appuntamenti dell'Orchestra Instabile di Arezzo al Teatro Petrarca, con un secondo concerto che già si preannuncia spettacolare, la musica nei film di Spielberg, diretto da Andrea Colombini, che si terrà domenica 29 ottobre alle 18. Abbiamo voluto sfruttare proprio questa bellezza dei film noti e stranoti che sono nell'agenda, proprio per avvicinare quella parte di pubblico che è innamorata dei film e ama la musica dei film. Noi siamo contenti di questo secondo appuntamento e siamo contenti anche di come quella che è la risposta della città di Arezzo nei confronti di Oida e della proposta di Oida. Con questo secondo appuntamento vogliamo, e forse ce la facciamo perché abbiamo già esaurito parte dei nostri biglietti, una certa fascia, che è quella giovanile. Che poi, diciamo la verità, via via vedo che si stanno avvicinando le varie associazioni. Prima guardavano il progetto con un minimo di sospetto e ora invece ci si stanno buttando. Dal primo concerto abbiamo avuto altre due richieste di associazioni di poter partecipare ad Oida e stasera ne abbiamo presentata una, anzi tre, ma una si è presentata in modo più forte e è quella Quinta tra le note, e poi c'è Kairos che ha deciso di entrare e altre, e quindi noi speriamo prima o poi di essere veramente un folto gruppo, perché dobbiamo essere insieme, uniti per la musica.